allora è semifinale di Europa League, ciò che sentite in sottofondo è la musichetta dell'Europa League cantata dai ragazzi che giocheranno, gli Ziros e i Mastacchioni. Poi facciamo il montaggio, questa semifinale ci propone subito una question. Ci hanno appena rubato la nostra bellissima cassa che avevamo da un paio d'anni. E allora è tutto pronto, gli Ziros affrontano la formazione dei Mastacchioni. Non si sono mai affrontate queste squadre, i Mastacchioni sono la seconda forza della Silver League, gli Ziros passano dalla Gold, non sono riusciti a entrare nella Champions, hanno fatto fin qui però un ottimo cammino in Europa League. E allora i papponi attendono perché alle mie spalle c'è Jenny Perna. I papponi hanno battuto 3-1 la AC Wimbledon nell'altra semifinale, si è giocata domenica scorsa. Manca solo questo match per l'Europa League, poi domenica prossima ci saranno le finali di tutte le competizioni sbordoniane di questa 12ª edizione. La settimana è la 17, concluderemo alla settimana numero 18, poi una di pausa, dopodiché partirà il Mondiale Sbordone, competizione inedita con 32 squadre massimo, decisioni da 4, solo andata. Quindi 3 partite più le fasi finali. E allora andiamo a vedere un po' il cammino dell'Europa League di queste due squadre. Entrambe sono partite dagli ottavi, non dai sedicesimi. Mastacchioni hanno battuto 4-2 il Crystal Palace, gli Ziros 3-0 gli Asmatici, ai quarti 3-0 al Mignottingham. I Mastacchioni anche con lo stesso risultato degli ottavi, 4-2 alla Aston Villa. E allora le formazioni. Camilli indisponibile all'ultimo momento per i Mastacchioni. Allora tra i pali in questo momento c'è Mattia Mosella, eccolo. Difesa con Piccirillo, Fattore a destra. E vediamo un po' Di Francesco gioca a centrocampo con Fordham e Buglione, avanti Lanzuise, il terzo a sinistra, vediamo un po', dovrebbe essere D'Alessandro. Nessuno a disposizione dei ragazzini della Silver, mentre i Ziros si schierano con Beppe Nacci tra i pali. Gran partita per lui la scorsa domenica contro il Mignottingham. Di Stasio con Loreto, autore del gol settimana scorsa, con Cavaliere a sinistra. Palomba gioca a mezzala con Izzo a sinistra, avanti alla difesa Palladino, la Pasch, falso 9 Di Lorenzo, Liccardo a disposizione. C'è anche Elefante, oggi sono in 10 i ragazzi degli Ziros, tutti vogliono partecipare a questa semifinale. Mosella col petto, poi carica Palomba che va sul fondo, sterza ancora Palomba che cerca un cross, riconquista la sfera la formazione dei Mastacchioni. Qua scende D'Alessandro per Lanzuise. Orario insolito, giorno insolito per i Mastacchioni, oggi è venerdì, la partita è iniziata alle 23, quasi 23 meno 5. Beppe Nacci ancora una volta candidato al premio miglior portiere della Gold, Palomba miglior difensore della Gold, sempre candidato. La Pasch non c'è, ha fatto poche presenze. Intanto qua ci prova Loreto per i Mastacchioni. Ci sono almeno due per i Golden Boy, sono Fordham e Buglione. Non c'è Piccirillo nei migliori difensori, che ha fatto solo 3 partite, mentre Fattori viaggia per il miglior attaccante qua Di Lorenzo. Ma invece la manovra viene interrotta all'uscita del Moselito che avanza. Sterza, occhio a porta vuota.
De Francesco. Che fanno? Ho provato Alessandro Fattori, ma che hai? Ho giocato prima. Dove? A Zazagreb. Cos'è Zazagreb? Viale del Dizio. Ma che fai? Quello qua Fattori, ancora un po' provato dall'esperienza di qualche minuto fa. Non me lo fa, non mi dà l'idea. Qua salva Mosilla, poi sul tiro della pascia larga ad Alessandro De Francesco. Piccirillo, 0-0 il risultato, bella partita fino ad ora, piacevole. Buon ritmo, sempre fraseggio per i mastacchioni. Attaccano con calma, qui ad Alessandro. Cerca un varco, ruba Izzo, prova a spingere lui. Scivolata, c'è un fallo prima. E allora Vanacci. Vanacci nel box, palla alta che scende, Mosella smanaccia. E poi prova ad andare lui, servendo De Francesco, che prova ad andare sulla pascia. Occhio a Lanzuise, De Francesco, ne punta 3. Lanzuise, c'è un fallo. Se ne incarica Samuele Lanzuise, che va col sinistro, deviata, calcio d'angolo. Ancora corner, parte il cross, Buglione non salta. Salta e poi Loreto, col piatto. Fattori prova a prendere posizione su Di Lorenzo, che gli dà una spallata. E qui sta calcio d'angolo, la curva degli Ziros si entusiasma sul pallone recuperato da Gianni Di Lorenzo. Va con le mani elefante, dentro salta Piccirillo, poi si coordina Izzo! Sul fondo di nulla. Subito batte Mosella. Fattori. Sale lui, torna dietro, Piccirillo allarga. Spinge da Alessandro, ma esagera, non si appoggia a un compagno, poi la rimessa, Piccirillo in qualche modo, zona Fattori, Fordham, ancora Fordham che se ne va, sulla destra, va da Lanzuise, ruba palla alla pascia che prova col destro, preso in pieno Piccirillo. Poi ne arrivano in 3, ancora la pascia, ancora col destro Mosella! E poi tapin! Di Lorenzo non sbaglia, vantaggio degli Ziros. Ha fatto il massimo Mosella per evitare la rete avversaria, non ha avuto però la protezione dei compagni in difesa sulla respinta. Bisogna proteggerlo, il portiere a prescindere. Non c'è stata la protezione in questo caso di Mastacchioni. Vantaggio Ziros. Entra Buglione. Quindi c'è Buglione. Ma no, cambio posizione. Buglione va a destra, Fattori. Torna a punta. Anche la scorsa edizione di Mastacchioni sono stati sconfitti in semifinale di Europa League 2-0 contro il Partizan. Quasi il sinistro di Lanzuise. E poi ancora Nacci la incolla. Allora Nacci per la pasce che è a destra. Poi va col destro. Deviazione di Lorenzo. Palleggia Piccirillo. Buglione senza guardare però. Ed è migliorato molto. Qui De Francesco prova a difenderla. Contatto con Izzo, punizione per i mastacchioni. Batte Buglione. Va corto, anzi no, di là verso D'Alessandro. Controlla col sinistro, prova ad andare. Sbatte però su quella corsia. Parte lo Liccardo. Occhio al pallone dentro, Piccirillo ancora ad Alessandro, prova nuovamente a spingere sulla sinistra, si accentra dentro questo pallone, non passa Silizzo, poi arriva Fordham, si lotta lì in mezzo al campo. Oh,
Di Stasio. Va centrale, sbuca la Pasch, controllo, tiro, ancora Mosella. Calcio d'angolo Ziros, cross, colpo di testa di Piccirillo che riesce in qualche modo a salvare i suoi. Palla dietro il suo ultimo uomo, palle gialle indietro verso Nacci, comandano il gioco, i Ziros gestiscono bene in questo momento il vantaggio. Istasio, sguardo in avanti, sbaglia l'appoggio. De Francesco prova a partire lui. Con il pallone Lanzuise, va contro tre, e poi perde la sfera, calcio d'angolo. Vediamo un po'. Palla morbida, salta Liccardo, poi arriva Alessandro da fuori col sinistro, ancora Izzo. Mosella. Vuole il pallone Fordham, palla per lui. Scende Buglione, Fordham dentro a cercare Fattori, poi arriva Izzo. C'è anche Di Lorenzo in zona, palla di là. Per D'Alessandro, che controlla e sale ancora. Sbatte ancora sulla Pasch. Poi Piccirillo, va centralmente, Fordham. De Francesco si gira, salta Izzo, salta anche Loreto, poi c'è un fallo e così. E allora Lanzuise prepara il sinistro, sono tre in barriera. Va Samu Lanzuise, fuori. Cambio giallo. Dici sempre. Sì, vabbè, no, questa volta è ufficiale. Palla verso D'Alessandro, centrale De Francesco, si gira, c'è la Pasch, allora si arriva da D'Alessandro, manovra ancora i mastacchioni, Fattori la difende, molle però, allora ancora possesso per D'Alessandro, dentro per De Francesco, occhio allo drift, Lanzuise la sposta a Fattori, cross, Nacci. La Pasch. Sale Cavaliere. Anche Liccardo. Palla centrale, Izzo. Contrasta con Fordham. Doppio contrasto di Fordham. Viene fuori Izzo. Va col sinistro, una cannonata. Elegante controllo di Cavaliere. Che poi riesce anche a trovare Di Lorenzo. C'è Piccirillo. Poi mette il piede di Francesco e si va da Alessandro. Ancora Di Lorenzo. 1-0 per gli Ziros. Ma è una partita molto equilibrata. Mosella. Mosella addirittura prova la conclusione. Palla lunga, prova Izzo, non devia. Ci sta. Buglione. Lungolinea. Fordham sterza. Tre su di lui. Fallo su Fordham. Prova Lanzuise, palla dentro, che gira Nacci con i pugni, poi riparte. Di Lorenzo spinge, prova col destro, ma non si vede tanto bene, però aspetta. Ok, c'è un fallo là. Lanzuise ancora nello stretto, si gioca veramente in poco spazio, palla lunga di D'Alessandro a cercare Fordham che rincorre, tacco verso Buglione, la tiene in campo. Buglione, De Francesco dentro, Palomba recupera e poi si allunga ancora, il pallone è buono per Di Lorenzo che punta Piccirillo e anche Buglione sterza, di là, la Pasch controlla, occhio all'imbucata col sinistro, sul fondo. C'è Liccardo e poi Fordham. Sportellata di Izzo, rimessa ancora per i mastacchioni. Con le mani Buglione. Quando ci stiamo avvicinando al finale del primo tempo, 1-0 il risultato. Lanzuise contro 2. Ancora pallone a Lanzuise. Si chiude benissimo la formazione in casacca verde, parte
con la suola di Lorenzo e poi va con un pallone nello spazio a Palomba, lungo. Mosella per Buglione, palla dentro, salta Palomba, la fascia recupera, verticalizza di Lorenzo, occhio nello spazio, Piccirillo sopraggiunge, sale ancora lui per Fordham, palleggia Palomba, la butta avanti a caso, palla dentro, poi De Francesco prova a prendere spazio al limite dell'area, palla di là colpito Lanzuise, Piccirillo, è un assedio, tunnel di Puglione, poi ancora duello con Izzo, si gioca veramente in pochissimi metri di campo, squadre cortissime, press alto la formazione Mastacchioni, sta perdendo 1-0 e lascia lì dietro solamente Mosella che ora blocca questo pallone e sale e va da Alessandro, spinge e prova qualcosa di sbagliato, ancora la pass, Lanzise devia in rimessa laterale, andiamo a vedere Palomba, Palladino prova a muoverla, Elefante prova a vincere un rimpallo, c'è un fischio, fallo di Elefante, occhio a questo pallone di Francesco, D'Alessandro scambiano ancora, D'Alessandro va alla Lanzuise, mette il piede Loreto, poi Lanzuise, Palomba, Palladino, occhio a questo pallone forte, troppo forte di Cavaliere, Mosella se la fa dare subito, si allarga Buglione e poi Piccirillo di là, triangolo De Francesco, D'Alessandro sbaglia il tocco ma c'è comunque Fattori che crea il corridoio per D'Alessandro, cade su un intervento di Palomba, vediamo un po' di chi è la rimessa e anche degli Ziros, ancora Palomba controlla Elefante, tocco dietro, recuperano i Mastacchioni con Piccirillo che va da Buglione, sbaglia il controllo qua, attenzione a questi piccoli errori, Cavaliere con le mani, arriva Izzo, non riesce nel controllo a seguire, poi la fascia che lotta, Fordham a vuoto, la fascia ancora, torna dietro Di Stasio, parte un pallone verso Elefante che prova la sponda ma colpisce malissimo, poi se ne va Fattori che fa sedere il suo avversario, poi già Lanzuise, arriva ancora Lanzuise, poi ancora per Fattori, la muove bene la formazione di Mastacchioni, Fattori si accentra, deviazione sul rinvio di Palladino e ancora Mastacchioni col possesso palla, penso che siamo 56 a 44 di possesso per i Mastacchioni, Fordham si gira ancora nello stretto, Fordham allarga De Francesco, non riesce a calciare, fa muro la formazione degli Ziros, poi c'è un fallo, la pass Izzo per Di Stasio di prima, Elefante in qualche modo la tocca a Cavaliere che qua non riesce a crossare, ora scende D'Alessandro, due minuti di recupero in questo primo tempo, solo 1-0 il parziale, palla nello spazio, Fordham la tocca timida, poi arriva De Francesco ma c'è il piede della pasce, Izzo di qua, Cavaliere col destro nel suo piede, Piccirillo esce male, la pasce la ruba, la pasce Mosella e poi calcio d'angolo dopo la deviazione di Buglione, che errore in fase di uscita di Piccirillo, Mosella ci mette una pezza, qua prova il tacco Palomba, poi si coordina Loreto, prova qualcosa Loreto, diventa un pallone per Palladino che cerca ancora la porta Mosella, ancora angolo, prodezze del Mosellito anche in porta, palla dietro, la pasce si gira, occhio al contatto Lanzuise,
numero di Lanzuise. Cavaliere dietro, Lanzuise prova un pestone, Nacci direttamente in avanti. C'è ancora qualche secondo in questo primo tempo. Buglione, vediamo, ultima chance per i mastacchioni. Buglione, Fordham si gira in aria, ancora Fordham col destro. Nacci non si fa sorprendere. Palladino la muove, Cavaliere 1-2. Ancora Palladino, Buglione di testa. Occhio a questo intervento. Poizzo che cade, De Francesco prende un po' di campo, va giù, non c'è fallo. Poi Fattori mette il corpo davanti. Ancora Fattori, la tocca dietro, rimessa mastacchioni. Da Alessandro deve far presto. De Francesco ancora, scivolata di Palladino. Lotta ancora, De Francesco contro due, giganteggia lì in mezzo. Lui che è alto 1,60 m qualcosa, una scivola. Ci provano e come mastacchioni. Esemplare fino a questo momento il centrocampista De Francesco. Lì in mezzo a lottare con Izzo e Palladino, non gli ultimi arrivati. Fordham, cross, colpo di testa che non arriva, Palomba spazza, primo tempo 1-0 per gli Ziros. Osella 1-0 il primo tempo, si soffre, però state giocando bene, un bel calcio propositivo come sempre. La squadra avversaria ha segnato e si è chiusa nel loro bunker, hanno un portiere fenomenale, hanno una difesa solidissima, sono una delle migliori difese di questi ultimi due mesi. Anche Papponi lo sanno, c'è cioè Perna e mantiene la camera, lo sa benissimo, lui è finalista e ti fa sì. Per voi, ovviamente. Senti, che si fa per segnare a quel Nacci, insomma? Si fa? Doveva essere più concentrati, più pressi, cioè fare molto più pressi. Senti, ora giocare in avanti, ha fatto una bellissima prestazione in porta, a chi lasci i guanti? Piccirillo, quindi occhio perché mancherà un difensore centrale di ruolo, però ti butti tu difensore centrale che imposta e sale? Secondo te? Cioè, un miracolo? Sì, secondo me sì. Come un miracolo? Vabbè, in realtà siamo compatti e pensiamo ancora di più, possiamo anche farcela. Dai, in bocca al lupo a Mosella, vediamo un po' come va a finire. E allora, a saper cominciare la ripresa, abbiamo sentito Mosella. Non abbiamo voluto sentire qualcuno degli Ziros perché sono in silenzio stampa, ce l'hanno col sistema anche loro. Ce l'hanno col sistema. Riccardo, perché vi sentite... Che telefono? Perché vi sentite che il sistema ce l'ha con voi? In Perché prima c'è stato un fallo molto netto da parte di quel ragazzo là. Indica. Da parte di quel ragazzo là ha dato un calcio di tra le ginocchia a Palladino. Analizziamo le partite precedenti. Ogni volta che c'è Collaro, l'unico ad essere ammonito nella partita è Peppe Palladino. Ma non ti sei mai chiesto il perché? Bravo Marco! Sarà i tratti sudamericani, no? Un po' uruguaiano, un po' di garra. Sarà la garra del asiatico, la garra della merda. Guarda, guardate che garra. Fa uno sguardo a garra. Davvero, questa me la salvo, eh. Questa me la salvo. E farà il giro delle pagine questa, eh. No, Mosella torna in porta, perché ha detto? Oh sì. Allora, attenzione a questo pallone. Esce Mosella. Quindi Piccirillo continua a fare il difensore centrale. Mosella è il portiere. Stanno giocando bene i mastacchioni. Fanno bene, secondo me, a non cambiare. Vediamo un po'. Parte Izzo, un buco lì in mezzo. Calcia Piccirillo. E poi la Pasce, Pennella. Ma c'è ancora Piccirillo. Stavolta si fa anticipare. Buglione, Pennella. Fordham controlla. Col destro. Lanzuise. Con la sola, Lanzuise ne ha tre addosso. Ancora Lanzuise e poi col destro. Qua ci prova De Francesco. Quando io so, e ci conosciamo bene, e io so quando tu sbagli, io mi preparo al tuo errore. Lì che una squadra è forte. Non quando tu ti conosci a memoria le giocate. Sì, anche quelle, ma nei tornei amatoriali stiamo parlando di tornei amatoriali. Ci sono le giocate, gli schemi. E fai uno schema su calcio d'angolo. Vabbè, siamo anche la Pasce e c'è Mosella. Tanto per i nostri ascoltatori, spiegando un po' come nascono le squadre amatoriali, come si creano i gruppi e come si creano le vittorie. Stavo dicendo al buon Jenny Perna, a volte non basta, cioè non serve avere poi chissà quale squadra forte. L'importante è conoscersi a memoria. Sì, il caso mio, io so quando Posca non mi sta per prendere la palla di testa, quando... quindi tu l'anticipi e eviti l'errore che poi, quando tu prendi una squadra, anche se sono forti, e li metti insieme così alla prima volta,
uno non passa, uno quel pallone gliela passa nella profondità, però quello non sale perché tu non sai che quello non sale e non vai da nessuna parte. Vediamo un po' perché c'è Izzo con una barriera a tre. Izzo schema dietro la pasch destro Sbilenko. Buglione lungo linea Fordham, tocca De Francesco, gran palla, ne sfida tre e poi ancora Palomba, poi ancora da terra prova De Francesco, ma c'è sempre il capitano dei Ziros, Palomba, poi la pasce dentro per Riccardo, la tiene, occhio che cade, non cade, però colpito Fattori, forse ha superato il suo morbo che non è caduto quando l'equilibrio era veramente precario, giovane Riccardo, Izzo, ruba. No, no, non ti sto sfottendo, ho detto che se hai fatto un level up. Ma che io sarei caduto lì. Era per equilibrio precario. Sempre e solamente 1-0 per gli Ziros. Gol di Lorenzo. Qua Palomba si coordina dentro per la Pash, ancora alta. Fattori, anzi Mosella per D'Alessandro, di centrocampo per De Francesco che fa sempre la cosa giusta, Riccardo spinge, dentro che palla di Lorenzo, 2-0, assist di Riccardo, si è fatto male di Lorenzo, e allora segna il 2-0 la formazione di Ziros, ancora con Di Lorenzo che però ne fa le spese sul gol perché è lì fuori con una spalla e gli fa male, speriamo non sia uscita. E allora la 2-0 proveranno D'Alessandro e Lanzuise su questa palla inattiva, la tocca Lanzuise sinistro, Murato, Palladino, Mosella, ora in porta c'è Piccirillo, qua c'è un fallo, parte De Francesco col destro, Nacci, palo e poi palo ancora e poi colpo di testa della pascia, ancora De Francesco, Izzo in qualche modo palleggia di testa tre volte e poi va col sinistro sul fondo, che occasione per i mastacchioni che colpiscono un doppio legno, palla verso Mosella, prova lo sprint, lui è bello fresco perché ha giocato in porta fino ad ora. Palomba, Riccardo contro due, c'è contatto, poi De Francesco lì in mezzo, Lanzuise di prima, non arriva Fattori e poi ancora la pasce, si gira Palladino, palla per Palomba, finta su Mosella, arriva De Francesco, Lanzuise, Mosella col tacco, non passa, la pasce sì, dentro per Riccardo, Piccirillo spazza via, Nacci la blocca subito con le mani avanti, interviene Alessandro, ancora per De Francesco, vediamo un po' di che questa rimessa è per i mastacchioni, vuole affrettare i tempi Mosella, Buglione, Lanzuise, ancora Mosella, c'è dentro Fattori, ha toccato pochissimi palloni l'attaccante dei mastacchioni questa sera, la pasce riparte, occhio alla pasce della porta sopra, sono in tre, la pasce dentro, palla che passa Riccardo, svirgolata clamorosa e poi ancora Riccardo destro, Piccirillo in angolo, colpisce il palo qua ma c'è nuovamente calcio d'angolo, no fondo, secondo me gli è uscito e gli è entrato, no, è uscito e gli è entrato perché mo sta non gli fa male, sta anche passando, sta passando e lo vedo meglio, che c'è? Manca. Sta ancora meno 20, abbiamo cioè, iniziato a meno 5 questo. No ok, dovrebbero mancare altri 14. Piccirillo spazza via, Fordham la tiene col ginocchio, va da De Francesco, prova qualcosa, ancora la pasce, c'è fallo, la pasce, gran corridoio per Izzo, sopraggiunge Cavaliere, si butta nello spazio, Izzo tutta, la scivolata di D'Alessandro mette in controtempo anche Elefante.
Ancora Palladino. Lanzuise. Alza Mosella di testa. Izzo col ginocchio. La Pasce. E poi due volte Piccirillo. Ancora la Pasce. 3-0. Ziros. Palladino. Allora Perna si studia a questo punto gli Ziros, anche se li conosce bene. Sarà forse un derby di gold la finale di Europa League? Vediamo un po' se i mastacchioni proveranno a rientrare in partita. Ora 3-0 è più di una montagna a scalare, nemmeno per la quantità di gol da segnare, ma farli annacci il problema. Occhio a Liccardo! Forse c'era fallo, Dovrebbe essere fallo di Liccardo, ma comunque fondo. Allora Mosella. Sale Mosella. Tocca il pallone a De Francesco. Può che provare. Murato da Loreto. Ancora Lanzuise. L'appoggio deviato. Rimessa. Sale Fordham. Palla dentro. Salta Mosella. Rimane lì. Palleggio nello stretto. Fordham non la trova. Da Alessandro sì. E carica il sinistro altissimo. Palladino. Sventagliata. Fordham chiude la diagonale. Tacco. Buglione. 4 contro 4. Buglione. Prova da lì. Fuori. Di Stasio. Lungolinea. Fordham raccoglie ancora De Francesco, che lì in mezzo ha giostrato benissimo il gioco dei suoi. Palla per Palladino, occhio, c'è un buco e c'è Liccardo tutto solo. Liccardo in aria. Liccardo contro Mosella. Mosella salva tutto. Non è normale, Se ne è divorati tre. Liccardo poteva allungare il vantaggio. Formazione di Ziros. Non è così. Addirittura Cavaliere col destro. Morbida, gran palla. La Pasce, controllo. Al limite l'area, prova a sfondare su De Francesco, che copre. Un'altra grande palla. Lanzuise. Finta se ne va. Palla scivolata di Loreto. Ora è un bunker la difesa con Loreto, che è andato a completare un reparto difensivo già forte degli Ziros. Pacchetto difensivo di un portiere straordinario. Sarà questa la forza, è questa la forza di questo cammino Europa, di Europa League. Lo sa benissimo capitan Palomba. Palla dentro. Colpo di testa ancora di Loreto. Poi prende la sfera De Francesco. Fallo su di lui. 2 metri. No. Vediamo un po', perché va da De Francesco. Due in barriera. Vediamo che soluzione prova. È uno schema. Palla corta. Lanzuise scivolata. Messo molto in difficoltà. Ancora Lanzuise. De Francesco ancora, che corre tantissimo. Quanto ha corso Piccirillo. Va avanti Mosella. L'aggancia. Evita la rimessa, la tiene in campo Mosella. Prova ad andare. Lanzuise, la Pasce, poi Palladino, anzi Liccardo e ancora Palladino. Che tocca, ma non c'è la Pasce, anzi non c'era Liccardo a salire. Da Alessandro. Ne sfida due, perde la sfera. Izzo. Ancora Izzo, da Alessandro, sopraggiunge nuovamente. Gran duello, Izzo. Ancora Izzo. Poi parte da Alessandro. Un po' di campo. Ancora. Si allarga, esagera, poi Fordham fino al fondo. Vediamo un po' di chi è l'ultimo tocco. È suo, fondo. È l'ultimo cambio. Mancano 7 minuti alla fine di questa semifinale Europa League. 3-0 Ziros. Palla dentro, colpo di Cavaliere. Poi sale Fordham. Non ha ancora subito gol in questa Europa League la formazione degli Ziros. E ora si può ancora andare campo aperto. Liccardo, la sponda, Cavaliere, sinistro, Piccirillo, così, col piede. E poi D'Alessandro, sbaglia tutto. La Pasce, occhio! Cannonata tra Di Stasio e Nacci.
manda a quel paese il compagno la pasce, ma non so se è colpa del suo avversario, cioè del suo compagno. Palla dentro, calcio d'angolo regalato. Palomba va di testa, Cavaliere non aggancia. Buglione con le mani, palla dentro, salta Nacci, poi Palomba gliela leva le mani, con le mani Buglione, dentro, occhio a questo pallone, rimane lì Fattori, D'Alessandro, è partito la Pasch, contrasto duro, palla, già battuta la rimessa, Palomba, la difende, prova un tacco, Mosella, c'è fallo. Lanzise, c'è fallo anche su Lanzise. D'Alessandro, perde Francesco, ha un po' di spazio, col destro largo, Schioppa si avvale della regola gol o rigore, in questo caso o fallo calcio d'angolo, il manuale di Totonno. Lanzise, raso terra, la Pasch recupera un altro pallone, sfida Fattori, nasconde la sfera, ai ai ai, qua lo umilia, Fattori prova a rincorrerlo, palla dentro, Mosella, e poi ancora la Pasch, prova a nasconderla, palla dentro, sbaglia le fatte. C'ha la media, c'ha una delle medie più alte, però quale gol? Due gol non gli hai messo. Ma dove? Contro la tua e quella prima. Oh Gesù, come la passi? Bravo. Abbiamo scritto 3-1. No, allora me lo devi ricordare. Ah, sta scritto 3-1 e mi sono... Occhio a Liccardo, e poi c'è il 4-0 di Di Stasio. Sull'erroraccio di Liccardo sopraggiunge addirittura un difensore centrale che arrivava da dietro, da dietrissimo. 4-0, il primo centro stagionale per Di Stasio. Liccardo, giocatore più scarso dello Sbordone. Ma oggi ha giocato malissimo. Malissimo, più di... Fordham ancora. 4-0, ora il parziale è un po' severo per quanto abbiamo visto. Meriterebbero un paio di gol, ragazzi, di Mastacchioni, anche se ormai la partita è quasi finita. Fa gol! Esce Nacci coi pugni. Izzo tutto solo. Liccardo sul secondo palo, non ha capito. Il palo però è più vicino, sta l'altro campo proprio. Totonno, quanto manca? Eh sì, i Mastacchioni, soprattutto se vedete le loro espressioni, molto frustrati, non si aspettavano sicuramente questo esito della partita. Izzo, la finta, dentro, Palomba! C'è la cinquina dei Mastacchioni, 5-0, segna anche Palomba. Loreto vuole fare la punta. Giocata bene comunque dagli Ziros, che non hanno concesso nemmeno una rete agli avversari, per avere l'occasione di riaprirla, e poi piano piano ti demoralizzi e poi puoi prendere l'imbarcata, come è successo stasera. Squadra esperta quella di Ziros, molto 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 brava difensivamente, paziente, aspettare il momento giusto per affondare i gol, come in questo caso. Izzo, anche Loreto, e c'è Loreto, la mura, e poi Piccirillo che spazza con rabbia, ma diventa un tiro. Nacci finisce 5-0. Gli Ziros affronteranno i papponi di Jenny Perni. Vai ragazzi, complimenti, complimenti vivissimi agli Ziros, perché non è facile vincere 5-0. Un Europa League dove ancora Peppe Nacci non ha ancora preso nulla. Oggi però non è che non hai fatto tanti interventi. Un bunker lì dietro, l'acquisto anche di Loreto, fa ottimo reparto con Di Stasio e Palomba, anche Cavaliere, sta arrivando Palomba, questa squadra non prende mai gol. La barriera, muro, muro, muro! Non prende mai gol, e come ho detto in cronaca, quando poi l'avversario non arriva a segnare e non riesce nemmeno a riaprire una partita stando 1-0, 2-0, 3-0, poi dopo si prende l'imbarcata come è avvenuto oggi,
Sentite ragazzi, bella partita, tutti promossi a pieni voti eccetto Liccardo che ha fatto un po' cagare. Ah, te l'ho fatto due assist, vai giù. Non sono proprio assist, sono ogni sbagliato. Il primo è un assist, il secondo sono scivolato. E quanti gol ti sei mangiato? Quattro. Due. Dunque ragazzi, hai dato segnare il finale. Fate schifo. Finale contro Jenny Perna e portiere Papponi. Senti, è una partita che già avete affrontato nel girone, avete perso, giusto? Sì, 3-2. 3-2. Loro hanno perso, tu hai vinto. Quindi è una squadra che conoscete già bene, un pronostico. Una squadra che loro sono migliorati tantissimo, ovviamente anche voi prendendo Nasci e Loreto. Che partita può essere, Riccardo? Sarà molto difficile perché nel girone di Gold abbiamo vinto agli ultimi minuti grazie alla doppietta di Palladino alla fine. Quindi ma che cazzo dici? Ci aspettiamo una partita molto difficile, sperando di voglio vincerla. Sentire un po' il mister, che dopo gli facciamo la figurina. Il mister grazie. È stato qua tutta la stagione in panchina di Zero, non l'abbiamo manco cagato con una figurina. Mister, sarebbe un obiettivo... Cioè, l'Europa League deve essere il coronamento di questa squadra. Assolutamente sì, perché io rischio l'esonero, lo voglio ammettere, la società mi vuole, cacciare, però io... È l'ultimatum l'Europa League. L'ultimatum, devo vincere per forza. Lanciate la sfida a Perna? Sì, assolutamente. E allora, sfida lanciata domenica prossima, mi raccomando, per la finale Europa League. Dedichiamo la vittoria a Gianni Di Lorenzo. Volevamo dedicare la vittoria a Gianni Di Lorenzo, facciamo un applauso a Gianni Di Lorenzo. Dopo una doppietta comunque che ci ha permesso di andare in doppio vantaggio. Gianni, che la pace!